Il ricordo e il desiderio sommati insieme. È come sfondare un muro di nebbia. La storia di Iside è meravigliosa. Lei riesce col ricordo a raggiungere un punto nel tempo passato in cui il suo sposo Osiride è ancora vivo. A quel punto aggiunge il desiderio e riesce a trasformare il ricordo in uno strumento per riconnettersi con Osiride ancora vivo, per raggiungerlo quando c'è ancora. Poi avviene il prodigio. Lei riesce a chiamare Osiride ancora vivo nel passato, Osiride riesce a voltarsi verso di lei e lei riesce a portare Osiride nella dimensione non temporale in cui lei è riuscita a trovarsi. Il ricordo è una dimensione non temporale, è un non tempo. Noi siamo abituati a un tempo che il tempo per noi è qualcosa che va in una direzione sola, sempre. Il ricordo si muove indietro, il ricordo non va in una direzione sola, il ricordo va controsenso, controcorrente. Per poterlo fare è un'altra, scopre un'altra dimensione Iside, e in quella dimensione fa entrare Osiride. Illusione di una vedova? Sì, però la storia egiziana racconta che Osiride, quando riesce a entrare in questo non tempo, fa l'amore con Iside, e Iside, quando rientra nel tempo, è incinta e ha un figlio. Bel paradosso, eh? 2500 anni avanti Cristo, una teologia, quella egiziana, poneva questo paradosso a tutti i posteri, dicendo: capitelo, realizzatelo. Impossibile? Oh, tante cose sono impossibili. Tante cose sono state impossibili. Per esempio, pensate ai tappeti volanti. Ecco, nel 1200 d.C. i favolisti persiani raccontavano dei tappeti volanti. Impossibile? Per tanto tempo è sembrato impossibile. Nell'Ottocento sembrava impossibile. Però voi, l'ultima volta che avete viaggiato in aereo, dove tenevate i piedi? Sulla moquette. La moquette cos'è? Un tappeto. Cosa hanno fatto i favolisti persiani nel 1200 d.C.? Hanno visto persone che volavano a altezze straordinarie con i piedi su un tappeto. Non hanno visto il motore, non hanno visto le eliche, non hanno visto le hostess, l'aeroporto. Hanno visto solo uno che viaggia su un tappeto, e poi la tecnologia ha realizzato questo. Oppure, nelle fiabe celtiche, la strega che guarda nella sfera di cristallo e vede cose che stanno avvenendo a distanza di chissà quanto, in quel momento lei le vede nella sfera di cristallo. Per tanto tempo si è pensato che fosse impossibile. Ma tu che cos'hai in tasca in questo momento se non un telefonino che è fatto di cristalli liquidi? E la televisione, le prime televisioni che mi ricordo io, avevano lo schermo di vetro. E nello schermo di vetro tu vedevi cose, c'era questa sfera di cristallo, poi la tecnologia l'ha realizzata. Ce ne sono tante di storie di questo tipo. Per esempio, nel mito greco, Pigmalione si innamora di una statua e Venere trasforma questa statua in un essere umano. La robotica ha fatto lo stesso. In un altro mito greco, l'indovino Tiresia vuole diventare donna, diventa donna e dice che si sente molto meglio di quando era maschio. E sembrava un mito, no? Per tanto tempo, sembrava una fantasia irrealizzabile. E poi la chirurgia urogenitale, nel secolo scorso, l'ha trasformato in una pratica normale. La resurrezione appartiene a questa categoria di fenomeni. La resurrezione appartiene a questa categoria di fenomeni che aspettano la realizzazione. Aspettano un po' tanto, ma si poteva fare già tanti anni fa. Si può cominciare adesso, no?